rievochiamo di nuovo questa tradizione antica. Ieri sera è stata una giornata un po' no, oggi speriamo che tra una mezz'oretta ci sarà anche un po' di ballo, un po' di movimento in più. Noi vogliamo, prima di iniziare, osservare un minuto di silenzio per la moglie di Ciro Caliendo, Lucia Salcone. Attenzione, abbiamo spento la musica. Questa associazione, come ha detto il Presidente, vuole dedicare un minuto di silenzio in omaggio alla memoria della signora Salcone, Lucia Salcone. Grazie. Bene, grazie Presidente per questo omaggio che lei ha voluto fare. Intanto, se vuole accomodarsi, perché so che ha molte cose da fare, e cominciamo quindi. Chiediamo al maestro perché ha scritto questo libro, e poi però ci fa sentire una bella canzone in dialetto, perché vogliamo sapere che cosa c'è qui. In questo racconto. Questo racconto? C'è allora il racconto del grappolo, che parla e dice che cosa gli capita da quando stava sul filare vicino al tralcio fino a quando poi diventa vino. E quindi gli capitano una serie di disavventure, perché in pratica il grappolo viene schiacciato, viene pressato, poi si trasforma, quindi ribolle, fermenta, fino a quando diventa vino. E questo è quello che è. Ora, questo racconto, diciamo, l'ho voluto fare perché molte cose si stanno perdendo, e dato che questo è un racconto in cui si ripercorre proprio il percorso di quando c'è il percorso di quando, maestro, ce lo vuole dire cantando? Sì, ecco. cantiamo dai. Partiamo. Dov'è la chitarra? Eccola qua. Intanto, se i signori si vogliono accomodare, prego. Questo rumore che cos'è? Adesso sì? Sì, ok. Allora, la prima cosa che si faceva prima di vendemmiare, si preparavano i tinelli, che erano i contenitori dove si metteva l'uva. E questa operazione si faceva davanti alle cantine. In da vigna pagliarella, sbali e marizanella, a sbali alite nocciola, c'ha pensate se una gola, così mo ce ponga pla, che li forbi c'ha suona, udene l'eri e occhiundiste, e lunghe per strumentiste, chi carrea lo traire, li tenelle cine cine, pue 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 pue, avuna avuna tocca a noi. Questa era l'operazione che si faceva
davanti alle cantine. Una volta che i tirelli erano pronti, si andava in campagna dove c'erano i vigneti, che erano i vigni a pagliarello, i vigneti erano molto bassi, non erano tipo i tendoni da adesso, e quindi questi tinelli poi si sparpagliavano fra i filari, e c'erano i tinelli e c'erano pure i treccioli, che erano i tinelli più piccoli. Prima di cantare quest'altra canzone sui tinelli, volevo chiedere a qualcuno di voi chi era il brentatore. In italiano brentatore, in dialetto come si dice? Quelli che portavano i tinelli sulla spalla, se qualcuno lo sa me lo venga a dire, come si chiama in dialetto quello che portava i tinelli sulla spalla? In italiano si chiama brentatore, è vero maestro? Sì, in dialetto però è difficile. E in dialetto? Tu te lo ricordi? Come si dice? Te lo ricordi tu? Nessuno lo sa, qualcuno sa come si chiamavano quelli che portavano i tinelli sulla spalla? Diamogli un aiutino, dai. Nessuno lo sa, ma forse lo sapete. Si chiamavano i Carrea Mandegni. E in italiano si dice brentatore. Uno dei più grandi brentatori di San Severo, Carrea Mantegna, che è stato a San Severo tanti anni fa e che è stato anche un eroe che ha chiamato gli americani e gli inglesi a Foggia, si chiamava Paolo Sardella, che era un Carrea Mantegna, ma era anche campione di ciclismo. E lui ha preso la bicicletta quando i tedeschi a San Severo hanno ucciso 4 soldati inglesi, e con la bicicletta da San Severo a Foggia per far venire qui a San Severo le truppe americane e inglesi che stavano a Foggia. Tutto questo l'ha compiuto questo Paolo Sardella, che era un Carrea Mandegna. Ma ora al nostro autore del libro, del Graspo, vogliamo sentire i tinelli, come preparavano i tinelli. Sì, però volevo dire, cioè, non abbiamo salutato il pubblico, abbiamo iniziato senza salutare il pubblico. Vogliamo? Salutiamolo, va. Oi lì, oi là, che l'ulambo se l'uomo a brenda. Ulambo se sarebbe il vino, Saluta vu paese ne ferastire, a sti belle cristiene buonasera. A sti belle cristiene buonasera. Oi lì, oi là, che l'ulambo se l'uomo a prenda. Lui ne può portare d'andallerie, ma te può farmi pure scandire, ma te può farmi pure scandire. Oi lì, oi là, che l'ulambo se l'uomo abbonda. Se vedi che te lo monte pulcene, il consiglio di iacchiena chiena, il consiglio di iacchiena chiena. Oi lì, oi là, che
la muse, vamo a prendere. Sentite a me, prue delu bombine, non buccheruccia a me già medicine, non buccheruccia a me già medicine. Oi lì, oi là, che l'ulambuse vamo a prendere. Pesce neppure l'uvine novelle, corpo ce l'ho una pese di turcenelle, corpo ce l'ho una pese di turcenelle. Oi lì, oi là, che l'ula blu se vamo a prendere. Comunque per non perdi sentimenti, usiamo che ne amata sta attenta, usiamo che ne amata sta attenta. Oi lì, oi là, che l'ulambuse vamo a prendere. Fine. Grazie, un applauso al nostro Michele. Allora Michele, dov'è il libro che c'è venuto altra gente? Gli facciamo vedere questo libro. Questo si chiama Il Graspo ed è la storia di un viaggio che compie un graspo d'uva da quando viene staccato, tagliato, fino a quando diventa vino. Ma qui ci sono anche dei bambini, ho visto. Tu che scrivi il dialetto, Michele, che conosci il dialetto, eccoli qua, venite. Questi bambini, ci sono dei genitori che vogliono che i bambini non debbano parlare in dialetto, glielo proibiscono, però occorre capire, conoscere il dialetto, perché è successo un fatto in una scuola. Quando andava a scuola il più grande uomo di cultura di San Severo, Casiglio, Antonio Casiglio, scrittore e preside, e lui racconta che quando era piccolo e faceva la prima elementare, il primo giorno di scuola si è seduto al banco con un altro bambino, il quale, lui era di famiglia diciamo agiata, e gli avevano detto che non doveva mai né parlare né conoscere il dialetto. Questo bambino vicino a lui nel banco ha aperto un po' di carta e gli ha detto i vui men, gli ha offerto delle mandorle, ma lui non ha capito il dialetto i vui men e si è girato dall'altra parte. Questo preside scrittore si è sempre pentito che non ha imparato da piccolo il dialetto, perché ha offeso quel compagno, è vero Michele, che gli voleva offrire un po' di mandorle, e ha raccomandato, quando è diventato un grande scrittore, a tutti i genitori e anche agli insegnanti che il dialetto va studiato un po' anche a scuola se possibile, perché è la lingua nostra di affetto, che si parla in casa, ma si parla con tutta la gente. Quindi bisogna parlare benissimo in italiano e benissimo e bene in dialetto, bisogna avere il duplice registro linguistico, cioè sapere sia l'uno che l'altro, per conoscere, imparare l'italiano bene,
e conoscere il dialetto, perché ci fa comunicare con tutti i nostri concittadini, altrimenti si rischia di offendere se qualcuno ci parla e noi non lo capiamo. Adesso Michele, tu che hai scritto questo libro, ce lo vuoi dire in musica un altro momento che avviene durante la vendemmia? Che cosa ci puoi proporre? Allora, posso proporre una specie di tarantella dove ho inserito una serie di proverbi che riguardano la vigna, la cantina e il vino. Quindi ci sono questi tre pezzi con il ritornello centrale che racconta un po' tutto questo. E vado con questo. Queste vigne de se si, se ci stai se stenghi. Queste vigne de se si, madonna mia quanta cicci. Quando ci sappe, quando ci pute, ne che si è, ne che ne pute, quando arriva l'uvinigna, se si da qua, se si da là. Vigna, vigna, sopa vigna, fati sempre me per nigna, se pute ne la vigna, tiene, metti per una rimarene. La vigna fa la chiesa fa la vigna, povera vigna mia sta torta, ma però è vigna forte. In da cantina del se si, se ci stai se stenghi. In da cantina del se si, uina te fan bambali. C'è il nome di cantina, basti scritte in un carrino, cantina farà letto chi ci ha se chi ci sette. La cantina di Pascucci fanno e venne in Buccarucci, la cantina di Sardella di Pupicci che ha cannella. La cantina di Petette fanno e venne se funette, la cantina di Gentile di Puttura a cannella. Che lui ne desse sì, li bucchi ne c'hanno anche, che lui ne desse sì, e mi è ma fa cincì. Quando bucchi ne vino mi aveva, tanta bazzina che mi aveva, rusce di fuoco dura poco, rusce di vino fino a mattina. Ah, viste vino e lapp, vino e manca acqua, ma non tanto ce ne aveva, che dai acqua diventa vino. L'umidità è una delizia, ma però se piglio vizio e te picci caccagone, te fa perdere la ragione. Pazzi si te raccomando, si intammente embriagante, quante pinnone te vaccina, sciruppe te cantine. Che lui ne desse sì, di bucchere ci hanno andì. Che lui ne desse sì, e mi è ma fa cicì. Che lui ne desse sì, di bucchere ci hanno andì. Che lui ne desse sì, e mi è ma fa cicì. Che lui ne desse sì, e mi è ma fa cicì. Bravo. Senti Michele, abbiamo ancora altri 10 minuti e poi inizierà uno spettacolo. Se il presidente ci vuole dire che tipo di spettacolo, così le persone non vanno via. Attenzione, Michele, c'è un proverbio qua che dice: quando un cantonese sta andando a cantina, vuol dire che winen è boh. È vero? È certo. Già. E poi dice così, certo. Poi ci sta un altro proverbio che dice, e questo vale per tante persone che parlano e non stanno attenti a quello che dicono, un altro proverbio che dice: aleng non de os ma rombo os. Quindi bisogna stare attenti a come si parla. Senti, ci fai sentire una bellissima, io l'ho sentita, un'altra canzone che si chiama Ciuccio e Traim. Ce la fai sentire? Certo. Perché ha anche un bel ritmo musicale. A win a bone, non te bisogno di bandiera.
ma che fa un cantanero in Nanzacantino? Per noi Piglario. Piglario. Prego. Ciuccio e Traino. Quando è il tempo di avvenire, Ciuccio e Traino ci hanno preparato, piglia la bomba per stregnare nel mentre ci hanno registrato, tine palmente ci hanno registrato. Ehi, oh, avvenire, ehi, oh, avvenire. Rivuta in andata la cantina, lo cantanera lo ha scaricato, lui la fracca spiscia la braccia, e un stunda botte pula dammena, e un stunda botte pula dammena. Ehi, oh, avvenegna, ehi, oh, avvenegna, e mentre ne volle di urne di notte, non c'è poscenne braccia la notte, quando l'uomo sta già fatta fine, tu dici grazie a Santa Martina, tu dici grazie a Santa Martina, ehi, oh, avvenegna, ehi, oh, avvenegna. E buon venuto e Santa Martina, fatta un bucca rocce di vino, va bella bella non ti imbriaganne, perché se no tu hai spacchettianne, perché se no tu hai spacchettianne. Ehi, oh, ha, 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 ehi, oh, okay. Grazie Michele, e ora ci avviamo alla fine. Tu c'hai alla fine, c'è una bellissima canzone che chiude. C'è sì. Qualche altro proverbio? Non lo so, che quello che mi dici sempre, parla come ti ha fatto male. Allora, quello è il titolo del vocabolario, sì, va bene. Ma ci può pure scrivere. Senti, molti non lo sanno, ma tuo fratello, scomparso alcuni anni fa, è stato il più grande, uno dei più grandi studiosi del dialetto sanseverese, maestro Ciro Pistillo. Quindi questo finale lo dedichiamo anche a Ciro, che grazie a lui, che ha scritto un libro che si chiama U Carusel, dove stanno 2000 proverbi sanseveresi e dove ci sta U Fatto du Rosp, che è un altro libro però, eh? Sì, un altro libro, che si chiama Un fatto du Rosp, ed è dedicato a chi ci fa i fattasui. Sì. Perché c'erano un gruppo di bambini che volevano uccidere un rospo e non riuscivano a ucciderlo. È arrivato uno, ha preso una bacchetta e ha detto, mo lo uccido io. Un rospo c'è cerete verso questa persona e ha detto ma non potesse fare li fatta tutti. Ecco, questa storia del rospo viene raccontata a chi è che non si fa i fatti propri. Allora ti prego, ci saluti tutti con questa tua ultima canzone, sì, e con questo libro Il Graspo, che potete trovare da Notarangelo. Grazie. Allora, un sciroppo di cantina. Voglio per fare un sciroppo di cantina, rosetta bianca rusce o frezzantina. Per chi non lo sapesse c'è voina, cace matura Santa Martina. Però senza un ce può fa, perciò non è mai venuta. Spesse bombine brutte sono, se non sciroppe, sciroppe ne verbone, sta medicina è proprio naturale, sente sta attento.
quel po' fame. Però se tu va bella bella, cama vacio tu scarella, e a chiena uffalia, prima sta buona e dopo tante grie, tu sta lontana dall'ispezzeria. Enzimalmente Ustanzina Dio Grazie, un applauso a Michele Pistillo. Abbiamo terminato, adesso ci saranno i balli di gruppo con musica live.